È fissata per le ore 15 la partenza da Firenze, da via dei Calzaiuoli, della 43esima edizione della 100 km del Passatore, valevole per assegnare titoli italiani assoluti FIDE al 2015 della specialità 100 km su strada e per la prima volta anche quelli dell'analoga Federazione della Croazia, con una ventina di atleti ai nastri di partenza. A pochi giorni dalla partenza risultano 2.504 gli atleti iscritti, record assoluto per il passatore che l'anno scorso si era fermato a 2.245, 1.414 i tesserati FIDAL, tra loro 277 donne e 105 atleti provenienti da 31 paesi: Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Croazia, Francia, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Marocco, Messico, Nicaragua, Papua Nuova Guinea, Perù, Romania, Russia, San Marino, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ucraina, Venezuela e Vietnam. 12 gli atleti disabili e 14 i praticanti di Nordic Walking, disciplina che assegnerà il quarto titolo italiano del Centro Sportivo Educativo di Specialità. 1.201 i partecipanti per la prima volta al passatore. Come già anticipato, dopo alcune titubanze, fra gli iscritti risulta anche Giorgio Calcaterra, campione italiano in carica, dominatore delle ultime 9 edizioni e detentore del record di percorrenza con 6 ore, 25 minuti e 46 secondi. Da Firenze partirà anche Maria Brajc, campionessa in carica fra le donne negli ultimi 2 anni. Oltre a Calcaterra, i favoriti fra gli uomini per la vittoria finale saranno l'altoatesino Hermann Hackmüller, secondo nel 2014 e terzo nel 2013, il russo Dmitry Pavlov, quarto lo scorso anno, i reggiani Daniele Palladino e Andrea Zambelli, rispettivamente terzo e quinto, il marchigiano Paolo Bravi, sesto, l'ucraino Eugeni Gliva, settimo, il laziale Marco D'Innocenti, ottavo, il torinese Silvio Bertone, decimo, e i padovani Marco Turri, quindicesimo, e Nicola Zuccherello, sedicesimo. Fra le donne, a tentare di spodestare la Brajc dal gradino più alto del podio ci saranno Veronika Jurišić, seconda nel 2014, la milanese Lorena Brusamento e la genovese Sonia Ceretto. La vigilia della partenza, venerdì 29 maggio, sarà preceduta dal tradizionale pasta party allestito in Piazza del Popolo a Faenza, aperto dalle ore 18.30 alle 23.30, in collaborazione con l'associazione Made in Romagna e il Rione Giallo, e dalla Sunset Run, gara podistica non competitiva di 10 km, che partirà da Piazza del Popolo alle 19.30. Nel corso del pasta party saranno presentati i top runner iscritti alla 100 km del passatore. I ticket per accedere all'evento si possono acquistare tutte le sere dalle ore 19 nella sede del Rione Giallo e nelle giornate del 28 e 29 maggio in orario di ufficio nella sede della 100 km del Passatore in via Chebur 7. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 31 maggio alle ore 10.30 in Piazza del Popolo. Oltre ai premi di classifica saranno assegnati quelli relativi al titolo FIDAL, assoluti e master, questi ultimi con 8 categorie femminili e 10 maschili. Riconoscimenti anche per il recordman maschile e femminile per i gruppi podistici e per il vincitore del Gran Premio della Montagna Francesco Calderoni, assegnato dall'UE al fondista che transiterà per primo sul passo della Colla di Casaglia, 913 metri sul livello del mare, al 48esimo chilometro, giungendo poi al traguardo di Faenza. Un premio anche per il migliore esordiente, assegnato dal gruppo sportivo della 100, e il trofeo Elio Assirelli, istituito alla memoria del presidente dell'associazione scomparso nel 2009. Previsto anche un premio per il miglior giovane, assegnato dal CT della Nazionale di Ciclismo Professionisti, Davide Cassani, al via della 100 per la prima volta. Tra gli eventi collaterali, alla Firenze Faenza, confermate anche quest'anno le staffette scolastiche. Quella dei circa 300 studenti del liceo Torricelli di Faenza e dei loro coetanei dell'Istituto Superiore Paolini di Imola, accompagnati da docenti assistenti, partirà da Firenze alle 8.30, con arrivo previsto a Faenza, in Piazza del Popolo, intorno alle 20.30. Alle 16, da Marradi, prenderà invece il via la corsa della famiglia, staffetta di 120 alunni e genitori delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo San Rocco di Faenza, che arriveranno in Piazza del Popolo intorno alle 20. Alle 16.45, infine, dal passo della Colla di Casaglia partirà la storica staffetta 50 per 1000, promossa da Faenza Gioca Sport con la partecipazione di 50 studenti delle scuole medie di Marradi, Brisighella e Faenza, con arrivo previsto per le 21.30. Infine, fino a domenica 31 maggio, rimarrà aperta la mostra alla Galleria Comunale della Molinella, l'100 in mostra, un solo uomo al comando dal 2006 al 2014, dedicata all'ultramaratoneta Giorgio Calcaterra con le immagini di Giancarlo Colombo.